Logos Web Radio. Lasciate ogni speranza voi che entrate, diceva Dante alle porte dell'inferno. Parole queste che riecheggiano, costanti, nelle urla e nelle contraddizioni del mondo che Roberto Saviano ci propone in Gomorra, un mondo reale e senza scrupoli, che non si chiama fantasia ma camorra. Una notte nuvolosa, bottiglie di plastica accatastate una sull'altra, gocce di sangue che man mano si allargano sulla superficie, colori forti che prendono sopravvento sull'individuo e numeri, tanti numeri, quelli di troppe vittime senza nome che ancora continuano a parlare. Si apre così, senza troppi retorici orpelli, arrivando dritto al punto, lo spettacolo che il 23 e il 24 gennaio ha inchiodato sui sedili gli spettatori del Teatro Testoni di Casalecchio di Reno. Gomorra, appunto, dal titolo del pluripremiato e ormai famosissimo libro di Roberto Saviano, che con Mario Geraldi di questo spettacolo ha personalmente curato anche l'adattamento. Ci sono un cantiere in costruzione, una discarica abusiva, una stanza piena di cinesi alle prese con le proprie macchine da cucire e il luogo giusto per i traffici sbagliati. Non c'è nulla che riesce a fermarli, neppure l'amore per la propria terra. Ed eccoli ancora che ridono, ridono a crepapelle sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ridono puntando all'amico una pistola alla tempia, ridono pisciando in faccia ad un uomo, ridono per i traffici di rifiuti che inquinano le campagne, ridono tutti, tranne uno. Roberto, l'unico a capire che potere e verità non coincidono. Numerosi e impossibili sono i desideri di tutti loro. Kit Kat che vorrebbe fare il cantante, Pasquale lo stilista, Piceco arrivare ai piani alti. Sogni realizzabili, macchiati da un sistema che vive sul silenzio, che ingloba, che impedisce alla speranza il fare e l'idea di un domani diverso. Osannato all'estero e divenuto quasi un fenomeno da blockbuster in terra d'origine, il Gomorra di Saviano ci lascia invece nella sua versione teatrale qualcosa di molto vicino, la semplicità, la disperazione di un'umanità che riconosce nel potere la sua sopravvivenza. Questo servizio è a cura di Giulia Zanotti, ai microfoni Lucia Cominoli. Un saluto agli ascoltatori di Radio Blogos, www.ilblogos.it.